tutti usiamo le matite colorate, ma sappiamo tenerle bene? Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video, un nuovo video utility nato dall'osservazione di come le persone tengano le matite. Di recente stavo guardando un'amica artista trafficare con le sue matite e mi sono accorta che lo sfacelo incombeva su di lei, sfacelo che nasceva dal fatto che nessuno le avesse mai spiegato né lei si fosse mai documentata su come mantenere al meglio le proprie matite colorate o anche le matite in grafite, insomma tutte le matite che hanno un fusto in legno e una mina rigida all'interno. Bene, le matite sono fatte appunto da un fusto ligneo al cui interno viene immessa una mina fatta in pasta di colore. Questa mina può essere più o meno elastica. Il primo consiglio che voglio darvi affinché le vostre matite siano più durevoli possibile è la scelta di questa pasta che viene messa dentro le matite. Scegliete sempre delle matite con una pasta un po' più grassa, perché la pasta grassa è più elastica e più flessibile di una pasta secca che, come dice la parola stessa, ha poco movimento perché appunto asciuttissima. Bene, molte matite fatte per i bambini, per esempio, sono matite secche e il problema delle matite che continuamente vengono temperate dai bambini perché le punte si spezzano nascono dalla inosservanza di tutte le regole che adesso vi andrò a dire, in più dal fatto che le matite secche solitamente sono anche le più economiche, sono quelle destinate alla scolastica. Quindi anche ai vostri figli regalate matite grasse. Matite economiche non significa matite scarse, ci sono delle ottime matite abbastanza grasse ad un prezzo contenuto. Ve ne suggerisco due che potete trovare al supermercato: le Stabilo Aqua Color, lo sapete, sono le mie preferite, ma anche sono buone perché le ho testate con Enzo, le matite della Bic, che ha sempre fatto le penne, ma che vi posso assicurare hanno un fusto molto elastico e molto flessibile. Non è pubblicità, le due aziende neanche sanno che sto parlando di queste aziende, sono consigli da una addetta ai lavori che ha provato questi materiali. Le Aqua Color Stabile invece sono destinate, possono essere destinate sia ai bambini, facilitano infatti loro tantissimo la coloritura delle campiture, sia agli adulti perché sono delle matite di ottima qualità, oltre ad essere anche acquerellabili e quindi spendibili su più fronti. Ma adesso andiamo ai suggerimenti su come mantenere le proprie matite. Se siete dei tipi che portate con voi le matite, non lasciatele mai né nelle scatole di latta, che sì, sono ben protette e con i distanziatori ben studiati per non fare sbattere tra loro le matite, ma non assorbono bene gli urti, né tantomeno la scatola di cartone assorbe e protegge bene gli urti. Addirittura nella scatola di cartone le matite sono affiancate l'una all'altra, quindi ogni impatto per loro è un microtrauma perché continuano a sbattere tra di loro. Fate conto che le matite sono piccole e la mina è quasi filiforme, di conseguenza questi microtraumi perpetrati nel tempo portano alla frantumazione della mina interna e questo porterà alla problematica della punta che si spezza ogni 3x2 ogni volta che andrete a temperare la vostra matita, perché la mina è già rotta dentro e avete voglia di temperare, quella punta si spezzerà sempre. Soluzione: usate degli astucci morbidi, magari con un proteggipunta. Trasferite le vostre matite dalle scatole agli astucci morbidi. Gli astucci morbidi hanno un assetto abbastanza largo, le matite possono essere posizionate comodamente. Ricordatevi innanzitutto di infilare sempre la punta all'interno dell'astuccio, all'interno del salvapunta, e quando richiudete l'astuccio, poi, che rimane sempre abbastanza largo, richiudetelo su se stesso e fissatelo bene con un elastico, in modo proprio che le matite stiano fitte, protette e non si muovano neanche di un po'. Infilatele nella borsa e nello zaino e state tranquilli che così, con la morbidezza dell'astuccio, saranno totalmente protette da traumi e da urti.
Quando finite una sessione di disegno e vi accingete a conservare le vostre matite nel vostro astuccio, qualunque sia l'astuccio, non temperatele mai. Ci sono molte persone ordinate che alla fine della sessione prendono le loro matite e rifanno la punta alla matita, quindi conservano la matita, quindi la portano in giro con sé. Errore! La punta esposta ovviamente è molto più fragile e molto più soggetta ad urti di una punta mancante, perché lì non c'è proprio che rompere, non c'è la punta. Rifate la punta alla matita ogni volta che cominciate a disegnare, non quando posate l'astuccio. Questo posare le matite senza punte vi farà risparmiare un sacco di punte rotte. Parola di Ombretta: sono cosine stupide a cui uno non pensa, ma se uno ha a che fare costantemente con i colori, questa routine del vedersi rompere le punte apporta non soltanto uno spreco pazzesco, ma un nervosismo mostruoso. Gli unici metodi utili per temperare la matita in maniera professionale sono due: il temperino classico in metallo ed il temperino elettrico. Sono gli unici due modi di temperare la matita che facilitino il non sbagliare l'asse di immissione della matita all'interno del foro del temperino. Il temperino elettrico perché è perpendicolare alla base d'appoggio, di conseguenza voi infilate la matita, non dovete fare neanche tanta pressione, fa tutto lui, non si può sbagliare. Con il temperino manuale solitamente si tiene il temperino e si gira la matita, anche lì l'immissione è molto facile e molto diretta, mentre i temperini, per intenderci, chiusi, quelli con il raccoglitore, quelli grossi dalle forme differenziate che dobbiamo tenere in una mano, ci portano spesso a fare questo movimento da motorino smanettato, cioè muovere un temperino da una parte e la matita dall'altra. Questo movimento porta l'asse della matita fuori asse rispetto al foro del temperino e fa sì che si creino dei movimenti di tensione che spezzano la punta, appunto. Evitate, se potete, i temperini conservatoio, i temperini chiusi. Per i bambini sono utilissimi, però spezzeranno più punte. Un altro modo per ricavare colore dal colore e per risparmiare qualcosina è conservare la mina temperata. È molto semplice: prendete un portaghiaccio da frigorifero oppure una scatoletta con vani, con microvani separati, le vendono in tutte le ferramenta. Sono le scatoline per la minuteria, per intenderci, ce ne sono di varie dimensioni. Prendetene una piccola e quando temperate con temperino in ferro, trattenete con l'indice la parte del trucciolo che esce dalla matita mentre fate cadere la polvere in un vano di quelle scatolette. Così facendo, temperata dopo temperata, avrete dei vani, ognuno con un colore diverso. Avrete il vano blu, il vano giallo, potete anche fare delle miscellanee tonali, cioè un vano con tutti i rossi, un vano con tutti i blu e gli azzurri. Bene, questi colori che conserverete in polvere sono utilissimi per i fondi dei vostri disegni. Per esempio, dovete fare un prato, date un fondo sfumato dell'erba e poi andate a definire tratto per tratto. Dovete fare il piumaggio di un uccello, fate il fondo o il pelo di un animale, fate un fondo uniforme sfumato e poi dopo andate a insistere con tutti i peletti. Insomma, sono colori utilissimi per l'esercizio del vostro hobby o della vostra professione. Altro modo per preservare le tue matite colorate è quelle di tenerle ben legate con un elastico quando le trasporti in un astuccio libero, un astuccio tipo tombolino o tipo sacchettina. Questo è l'unico modo per evitare che le matite sbattano tra di loro creando dei microtraumi interni, quindi legale con l'elastico, solo dopo infilale nell'astuccio. Malgrado tutte le nostre accortezze, la punta ti si rompe, non ti incavolare, stai fermo! In quel portaminuterie che ti ho suggerito prima, conserva un vano per mettere dentro tutte le punte che ti si spezzano. Poi fai un micro investimento e compra una matita portamine. Molto spesso questa punta che si romperà sarà una costante in quel colore. E allora, in quel caso, cosa facciamo? Niente, lasciamo tutte le punte che si spezzano
usano è andiamo a intercambiare la punta con il nostro portamine, anche perché molto spesso la punta si spezza alta, quindi è un bel pezzo di colore che se ne va, che altrimenti avremmo sprecato. Questo è un escamotage buonissimo che gli studenti d'accademia conoscono tutti, perché gli studenti quando appunto sono in fase di studio sono più squattrinati, quindi cercano di conservare il più possibile del loro prezioso materiale, ma in generale è una buona abitudine avere rispetto per ciò che si usa e conservarlo nella maniera migliore, perché dalla buona conservazione del prodotto si avrà anche un ottimo risultato nell'utilizzo di esso. Quindi questi i miei suggerimenti per mantenere bene le vostre matite colorate. Spero vi siano stati utili, spero non li abbiate trovati troppo banali, sono quasi certa che almeno una delle cose che ho detto voi non l'avevate mai pensata. Lasciatemelo detto qua sotto e se questo genere di video vi piace fatemelo capire con un pollice in su e condividendo questo video sulle vostre pagine Facebook, e naturalmente ditemelo anche qui giù se vi piace oppure no. Detto ciò, vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video, ma anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, li trovate proprio qui in questo momento. Bene, non vi annoio più, andate a colorare con le vostre matite e applicate tutti i suggerimenti che vi ho detto. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!